Adesso in collegamento con Patrizio Cecconi, presidentessa dell'associazione Oltre il Mare da Gaza. Ciao Patrizia. Ciao Andrea. Patrizia, ci racconti un po' in questi giorni cosa hai conosciuto di questa terra, fantastica, nonostante assediata, e soprattutto chi hai incontrato e cosa hai fatto. Dunque, la terra, come tu sai, questa terra, come sai, io già la conoscevo, però ogni volta c'è una nuova scoperta. E poi questa volta sono entrata da un altro varco, insomma, le cose sono cambiate, come già ci siamo detti l'altro giorno. Dunque, io sono arrivata in giorni sostanzialmente festivi. E ieri era giornata di festa vera perché il venerdì è la festa dei musulmani, come il sabato è quella degli ebrei e la domenica è quella dei cristiani, no? Quindi venerdì era festa, cioè ieri, e era anche una bella giornata, quindi c'era molta gente così che andava a prendere il sole. Oggi il tempo invece è brutto, ma questo diciamo non significa molto rispetto a tutto il resto. In questi giorni, diciamo che mi sono dedicata un po' al quotidiano. Sono stata invitata a pranzo, a colazione, a cena, perché bisogna ricordare che il popolo palestinese, quello Gazawa in modo particolare, è incredibilmente, come dire, generoso ed espansivo da questo punto di vista. Quindi tutti ti offrono qualcosa. Che è un ottimo, come dire, metodo per ritornare in Italia belli grassi. Comunque, a parte gli scherzi, sono stata ospite di persone diverse, tra cui una di queste persone che non poteva venire a un incontro con l'ONU, ho detto ONU, è chiamato dall'ONU perché Israele non gli diede il permesso di uscire. Stiamo parlando di un ingegnere che ha fatto cose molto importanti per gli ospedali di Gaza e quindi l'ONU aveva invitato una serie di associazioni nel mondo, non soltanto associazioni che lavorano in Palestina, e tra queste c'era appunto questa persona, ma nonostante sia, come si suol dire dalle nostre parti, specchiata onestà, con fedina penale assolutamente limpida, nonostante questo, Israele fino all'ultimo momento giocò come il gatto col topo e poi non gli consentì di partire. Tanto che l'ONU pagò la bellezza di 3 biglietti d'aereo diversi perché Israele giocava in questo modo. Bene, ieri abbiamo passato 3 ore insieme e mi spiegava appunto una serie di cose, tra cui in che modo questo intervento nell'ospedale Jenin a Gaza, è il nome dell'ospedale Jenin e non la città, in che modo montato e perfezionato l'impianto fotovoltaico ha risparmiato molte vite, perché sai, nel momento in cui ci sono bimbi in incubatrice e Israele decide di staccare la luce, quei bimbi fanno la fine di quelli che sono finiti sotto le bombe. Quindi essere stati in grado di montare questo impianto fotovoltaico ha significato far funzionare le incubatrici e poi un'altra serie di cose, sale operatorie e così via. Quindi era giustamente molto contento di aver fatto una cosa ottima per il suo popolo, anche se ovviamente tutto questo non interessa a Israele, anzi gli interessa il contrario. E quindi non poté venire all'ONU e ci fu la sua conferenza, venne fatta in Skype. Quindi insomma abbiamo un po' ricordato queste cose, mi ha raccontato un po' di cose viste proprio dal punto di vista del quotidiano, perché a me in questo periodo mi interessa molto vedere questa cosa. Vedere questa cosa significa anche, e ti manderò le foto, significa anche vedere una Gaza che nessuno si aspetta, perché siamo tutti abituati alle macerie terribili, e ci stanno, ovviamente non sono certo fotomontaggi, ci stanno e come, ma c'è una Gaza che comunque riesce a resistere anche, che so, creando viali alberati.
può sembrare una cosa da poco, è invece una cosa molto importante, creando giardini laddove invece c'erano macerie e così via. Ti manderò delle foto di un bellissimo lungomare, per esempio, proprio davanti al porto. O ti manderò anche altre foto. Stamattina sono andata a comprare una scheda Jawa, che è quella che costa meno e con la quale si può comunicare meglio in questa zona. E questo negozio non aveva nulla da invidiare ai negozi delle città del cosiddetto mondo occidentale, anzi non cosiddetto, ma del mondo occidentale. Ci piace, non ci piace, sono punti di vista. Resta il fatto che noi non dobbiamo restare legati all'immagine di un palestinese pezzente al quale fare l'elemosina. Non è assolutamente così. Poi che serva la nostra solidarietà per riuscire a fare quello che le istituzioni non fanno è un altro discorso, ma la solidarietà non va vista come elemosina e infatti i palestinesi ce la mettono tutta per mostrare la loro dignità, anche nel, come dire, nello splendore, tra virgolette, di alcune situazioni, tra cui i negozi di informatica, per esempio. Nonché i negozi che hanno materiale scolastico, perché per loro tu sai che la scuola è giustamente molto importante, lo sarebbe anche per noi, insomma. E tanto che uno degli attacchi che Israele regolarmente così si diverte a portare avanti è proprio contro i bambini che vanno a scuola, e questo anche in Cisgiordania, non soltanto qui a Gaza. E oggi invece è partito questo corso così che ho creato io con un metodo mio che finora ha funzionato, ma è la prima volta che lo sperimento su gruppi, diciamo abbastanza numerosi, mentre fino ad ora l'avevo sperimentato su piccoli gruppi di 3-4 persone. E ora invece ho due gruppi di 15 persone, stamattina i primi 15, domani verranno gli altri. E, è un corso particolare perché è italiano parlato, un italiano parlato che si apprende appunto con questo metodo che io ho chiamato visual, in quanto si basa sull'osservazione di oggetti e accanto all'oggetto il suono dell'oggetto, cioè praticamente la tecnica che tutti gli umani usano per imparare a parlare. E loro però invece che farlo in 6 anni, cioè quel tempo necessario prima di imparare poi a scrivere andando a scuola, lo faranno in 2 mesi, perché questo è importante anche per mostrare che anche in questo campo i palestinesi riescono a mostrare la loro eccellenza. Questo farlo in 2 mesi significherà anche che se voi di Radio Vostok vorrete, tra un mese e mezzo circa potrete fare un'intervista con persone che fino a stamattina parlavano soltanto l'arabo e tra un mese e mezzo saranno in grado di parlare italiano. È una scommessa la mia e sono sicura di vincerla. Se volete, tra un mese e mezzo potrete intervistare alcune di queste persone o anche tutta la classe. Possiamo fare anche uno Skype, un collettivo, insomma, nel momento della lezione. Erano tutti molto, molto entusiasti. Perché questo entusiasmo? Perché quello che cercavo di spiegare con le mie 4 parole di arabo e poi anche con l'aiuto di chi mi traduceva, era che in questo modo noi vogliamo mostrare che Israele non è onnipotente e che può blindare Gaza come vuole, ma non può blindare il diritto alla conoscenza, il diritto al sapere e il diritto anche alla felicità, che per me è sempre molto importante. E queste persone in qualche modo con la loro voce che arriverà fuori del muro di Gaza e arriverà direttamente in italiano, tramite WhatsApp, tramite così queste tecnologie ormai diffuse un po' ovunque, potranno mostrare che non sono del tutto isolati e che l'assedio, anche se al momento solo virtualmente, sono in grado di romperlo semplicemente con 2 mesi due di corso di italiano parlato. Ecco, capirai in questo modo che questo corso ha uno scopo che in modo indiretto, se vuoi, sicuramente indiretto, è uno scopo politico, ha un obiettivo psicologico che è quello di far uscire da momenti di depressione, che ogni tanto arrivano ovviamente, queste persone che sostanzialmente hanno voglia di vivere e di vivere in pace. E oggi è andata molto bene, ti posso dire che in 2 ore di lezione, che poi era una presentazione più che una vera e propria lezione,
E le persone che erano in classe, tra cui due ragazzi che non conoscevano nulla, nulla, nulla di nessun'altra lingua straniera, conoscevano soltanto l'arabo, e sono usciti facendosi delle piccole domande in italiano, il che li rendeva molto fieri della loro capacità di apprendere. E io sono particolarmente felice di questa cosa perché, anche se è una piccola cosa, o almeno la ritengo una piccola cosa, mi sembra che vada in quello che è il senso che io voglio dargli, cioè appunto rinforzare l'autostima e dare un senso forte alla dignità che questo popolo ha, anche mostrando che riesce a fare in soli 2 mesi quello che altrove si fa in qualche anno. Questo è il mio lavoro di stamattina e ora sto preparando le lezioni per domani. Ti dicevo che è una cosa fantastica il tuo progetto, è un raggio di sole nella visuale, nello scenario apocalittico che ci forniscono i media di volta in volta dei massacri e dei macelli che vengono compiuti, e che questo progetto crea un altro filone comunicativo di resistenza. Per il popolo palestinese, veramente la comunicazione alla base, della libertà. Sì, guarda, allora hai colto perfettamente quello che infatti è il mio obiettivo. Ho senza dimenticare ovviamente che le macerie ci sono, Israele commette crimini tutti i giorni e così via. Questo non va dimenticato, ma appunto quello che mi interessa molto fare è mettere l'attenzione sulla forza incredibile di resistere di queste persone e di resistere anche nel bello. Senti, nei prossimi giorni andrò in altre località, altre cittadine, andrò a Khan Yunis, andrò a Jabalia, andrò insomma in altri posti e parlerò con i contadini e parlerò con alcune altre realtà e tra l'altro ho anche così un compito, diciamo, di ambasciatrice di altre associazioni che stanno lavorando fornendo materiali, solidarietà oltre che materiali, sia a livello tecnologico avanzato, come appunto Sunshine for Palestine, con cui comunque lavoro, e sia aiutando molte di queste persone a poter produrre autonomamente i propri orti, in modo possibilmente, per quanto è possibile, appunto, biologico, a produrre ciò che serve alla propria sussistenza senza essere costretti a comprare da Israele. Ecco perché una cosa che non ti ho detto e che ci tengo a dire è che purtroppo in molti negozi dove c'è frutta, c'è una parte di frutta di Gaza, e va bene, tra cui le fragole che sono fantastiche, eccetera, ma purtroppo c'è frutta israeliana, nel senso che questo popolo non solo è assediato, ma è costretto, se vuole mangiare o se vuole, che so, usare una crema per dire, è costretto a farlo sostenendo l'economia israeliana, perché Israele costringe questo popolo a non produrre, o almeno a non produrre come vorrebbe, e quindi a comprare le sue merci, per cui viene sostenuta l'economia israeliana dal popolo assediato da Israele, che è una cosa veramente pesante. Per cui il fatto di riuscire a far produrre direttamente significa anche dire a Israele: possiamo fare a meno di te anche in questo, e la tua economia te la gestisci da solo. Va bene? Bene, il viaggio continua. Il viaggio continua. Ti abbraccio e ci sentiamo quando vuoi. Benissimo, Forme di resistenza. Aspettiamo le tue foto. ciao, buon lavoro. Ciao.